telegiornale che ha un pezzo in apertura in continua evoluzione. Parliamo del processo a Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni di reclusione dal GUP di Ragusa, processo che si sta tenendo attualmente ancora al Tribunale di Catania. È cominciata infatti stamattina davanti la Corte d'Assise d'Appello di Catania, quella che è prevista sia l'ultima udienza del processo a Veronica Panarello, la donna, lo ricordiamo, che uccise il figlio Loris, 8 anni, assassinato con delle faccette di plastica il 29 novembre 2014 nella sua casa di Santa Croce Camerina. L'imputata è presente in aula, assistita dal suo legale, l'avvocato Francesco Villardita, che al momento sta parlando. Per la prima volta ha partecipato al processo anche il marito Davide Stival. Oggi è un giorno importante, sono qui per sentire infatti la sentenza e spera, ha detto proprio l'ex marito, di poter sentire dalla donna la verità sui fatti. Intanto è stata confermata la condanna a primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'accusa infatti continua con il PG Maria Schettino e il PM Marco Rota. A conclusione delle repliche ribadisce davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania la richiesta, ricordiamo, avanzata dalla fine della Ring nei confronti di Veronica Panarello. Si sono associati le parti civili con gli avvocati Daniele Scrofani per Davide Stival, papà di Loris, e Francesco Biazzo di Andrea Stival, nonno di Loris. È in corso, come vi dicevamo, la replica del legale di Veronica Panarello, l'avvocato Francesco Villardita. Intanto sentiamo le dichiarazioni che Davide Stival ha fatto questa mattina alla stampa. Vediamo più tardi quel che succede, si vedrà. E finora non c'è mai stata una sua presenza qui al Tribunale di Catania, oggi, proprio oggi? Sì, oggi è un giorno particolare, quindi voglio sentire la sentenza con le mie orecchie. Pensa che Veronica le rivolgerà qualche parola in aula, proverà a guardarla, a cercare un suo sguardo? Ma non lo so, spero che magari potrebbe dire la verità, spero. Quindi secondo lei ancora la verità non è stata detta? Ma lei lo sa quello che è successo, e dovrà dire. Grazie. Sia in punto generico, sia comunque in punto di incapacità di intendere il volere, sia in punto di attenuanti generiche, sono delle nostre richieste principali subordinate che potrebbero essere accolte. Sarà la valutazione della serenità della Camera di Consiglio a portare la Corte d'Appello ad una decisione che sia la più giusta, più equa possibile, e con l'applicazione della legge per rendere giustizia. Voi avete chiesto anche la soluzione? Sì, certamente, in prima battuta sì. Ecco, a parlare avete sentito l'ex marito Davide Stival e il legale di Veronica Panarello prima che entrasse in tribunale. Al momento, come vi ho anticipato, sta discutendo davanti la Corte. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni sui fatti legati a questo importantissimo processo. E veniamo ancora alla cronaca. Si rivolge al clan per recuperare un credito da 20.000 euro. La famiglia Ercolano avrebbe riscosso somme per conto della Sicilia Sole di Mazzarone. Sono 4 gli arresti. Un suo cliente doveva restituirgli la somma di 20.000 euro, così per riavere il denaro si è rivolto alla mafia. Il clan Ercolano di Catania infatti avrebbe agito da società di recupero crediti. Questa è l'accusa contestata a Salvatore Sinatra, 54 anni, agli arresti domiciliari, socio della Sicil Sole di Mazzarone, operante nel settore dei trasporti. Secondo la Guardia di Finanza, Sinatra avrebbe fatto intervenire la Cosca per esigere un credito di 20.000 euro. Il debitore è stato costretto a fare subito un bonifico di 2.000 euro. Per estorsione aggravata dal metodo mafioso è stato anche indagato il boss Aldo Ercolano, 44 anni, figlio dello storico capomafia Sebastiano. Aldo Ercolano si trova in carcere dal 14 giugno del 2016 perché coinvolto nell'ambito dell'operazione Brotherhood, che ha portato alla luce i rapporti illeciti esistenti nel capoluogo eteneo tra esponenti della massoneria, imprenditoria catanese ed appartenenti alla criminalità organizzata. E durante una perquisizione in casa del boss fu
furono ritrovati dei pizzini con annotati importi e nominativi di persone e aziende, ma anche fotocopie di documentazione che si riferiva a pratiche di recupero crediti affidate ad Aldo Ercolano. Secondo l'accusa, Sinatra, grazie all'opera del clan, era riuscito ad ottenere da un imprenditore suo cliente la forzata restituzione dei crediti. In particolare è stato accertato che in più occasioni tre boss, con minacce, si sarebbero impadroniti dei macchinari e beni strumentali della sua impresa qualora non avesse pagato il debito. L'ordinanza è stata eseguita anche nei confronti dell'ex reggente della famiglia Ercolano, Antonio Tomaselli, di 52 anni, e di Rocco Biancoviso, di 51 anni, entrambi già detenuti dal 2017. Anche l'ex deputato dell'UDC, Onofrio Fratello, già condannato per mafia, gestiva le cooperative di migranti e le intestava a prestanome. È accusato di bancarotta e intestazione fittizia di beni insieme ad altri 6 avvisi di garanzia. Avrebbe intestato quote e cariche sociali di cooperative per l'accoglienza di migranti a prestanome per nascondere così i guadagni delle attività economiche ed evitando di comunicare le variazioni patrimoniali. I carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno arrestato l'ex deputato della regione siciliana, Onofrio Fratello, ed eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di altri 3 indagati accusati a vario titolo di intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta. A 6 persone sono state notificate informazioni di garanzia. Secondo l'accusa, l'ex onorevole, condannato nel 2006 per concorso esterno in associazione mafiosa, grazie all'aiuto di 2 complici, avrebbe trasferito beni e servizi di una sua società sportiva, dichiarata fallita nel 2015, ad un'altra da lui costituita ed intestata ad uno dei complici per evitare la normativa fallimentare. I carabinieri hanno scoperto infatti che la società Wellness Sport Center SRL, riconducibile sempre all'ex deputato e dichiarata fallita, abbia ceduto beni e servizi ad un'altra società, la Sportè, sequestrata oggi, riconducibile sempre a Fratello. L'ex deputato regionale UDC nel 2005, quando era consigliere comunale ad Alcamo, venne coinvolto nell'operazione per Onospera e dopo le confessioni del collaboratore di giustizia Mariano Concetto patteggiò una condanna a 18 mesi di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Fratello infatti ammise il costante contatto con i vertici della cosca mafiosa di Marsala nella persona del reggente Natale Bonafede, nonché con altri esponenti di spicco di Cosa Nostra. L'indagine di oggi nasce dalle attività di intercettazione tra l'ex onorevole Don Sergio Librizzi, ex direttore della Caritas di Trapani, arrestato nel 2014 per violenza sessuale aggravata e concussione, con Onofrio Fratello, che aveva ottenuto la riabilitazione 4 anni dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari Gaetano Calvaruso e Davide Amodeo, entrambi di Alcamo, arrestati con l'accusa di bancarotta fraudolenta in concorso, e Salvatore Fratello, accusato di intestazione fittizia e intestazioni di beni. La polizia di Vittoria, durante un controllo al mercato ortofrutticolo fatto insieme al nucleo operativo provinciale Corpo Forestale di Catania, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi di Prodotti Agroalimentari, ha sanzionato per violazione di legge sulla tracciabilità i proprietari di alcuni box. Gli agenti hanno scoperto 4 kg di prodotti ortofrutticoli vari, peperoni, uva, peperoncini, zucchine e pomodori non tracciati. La merce è stata sequestrata, inflitta una multa di oltre 5.000 euro. E veniamo alla pagina della politica. È stata presentata questa mattina all'Assemblea regionale siciliana la proposta di modifica al trattamento pensionistico dei deputati regionali. A battersi sul tema è il Movimento 5 Stelle, che chiede di salvaguardare il bilancio del Parlamento regionale. Ad avere sollevato la questione sulle spese che la Regione sostiene ogni anno per elargire i vitalizi agli ex deputati dell'ARS era stato qualche giorno fa il vicepresidente dell'Assemblea Giancarlo Cancelleri, ed è di stamani l'annuncio da parte dei 5 Stelle di una proposta di modifica del regolamento relativo al trattamento pensionistico. Si tratta nello specifico della rideterminazione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari siciliani, un ricalcolo inoltre è previsto anche in merito ai trattamenti di reversibilità. La nostra, spiegano i 5 Stelle, è una proposta che si
lega alla riforma di uguale tenore avviata alla Camera dei Deputati a giugno 2018. Sì, chiaramente si deve realizzare in Sicilia e lo auspichiamo da tanto. È una delle nostre battaglie che portiamo avanti con coerenza da tempo. Su questi privilegi medievali, potremmo dire, c'è bisogno chiaramente oggi di dare un taglio. È una proposta che presentiamo attraverso i nostri componenti nell'ufficio di presidenza. Chiaramente dovrà avere un iter che è all'interno di questo palazzo. Allora, quando questa venisse approvata, non vi sarebbero più motivi ostativi. Vi è una stima di una spesa di circa 17 milioni annui in carico a questa assemblea. Con il taglio si arriverebbe addirittura a dimezzare questa spesa. Bisogna rendersi conto che se vogliamo riavvicinare la politica ai cittadini dobbiamo togliere quelli che sono gli ostacoli, appunto, che mantengono questa distanza. Uno è proprio quello del privilegio di vitalizi per persone che magari hanno messo piede soltanto un giorno qua dentro. Un tesoretto appartenuto fino ad oggi a una cerchia di privilegiati e che, secondo i 5 Stelle, potrebbe essere utilizzato in maniera differente e portare inoltre a una riduzione dei costi per l'Assemblea regionale siciliana. Non stiamo cambiando un diritto, noi stiamo cambiando il calcolo del diritto, perché non stiamo abolendo i vitalizi, stiamo ricalcolando in maniera basata sui contributi realmente versati quello che è la pensione. E sull'ordinanza comunale dettata dal nuovo sindaco di Catania, Salvo Pogliese, che vieta il bivacco nelle strade di Catania con multe previste per i senza tetto, interviene Matteo Iannitti di Catania Bene Comune. L'esponente di Catania propone un'assemblea bivacco a sostegno della diversità. Divieto per i senza tetto di bivaccare nel centro storico, questa è l'ordinanza del sindaco Salvo Pugliese per garantire sicurezza e decoro in città ed è già polemica sui social dove è stato creato il gruppo No all'ordinanza contro i senza tetto per una Catania aperta. Con l'ordinanza dello scorso 4 luglio il sindaco di Catania Pugliese ha vietato il bivacco nelle zone del centro cittadino con particolare riferimento alle persone che anche per l'intera notte, si legge, all'aperto, con sedute e ricoveri di fortuna, bivaccano sulla pubblica via utilizzando oggetti di varia natura come cartoni, coperte, scatoloni e materassi. Sono previste multe dai 50 ai 300 euro, ma nell'ordinanza sono previste le stesse sanzioni per chi consuma alcolici fuori dai locali. Il sindaco pugliese ha anche dato disposizioni per avviare un piano straordinario di pulizia e bonifica della zona di Corso Sicilia e del vecchio San Berillo, che andrà di pari passo con l'aumento dei controlli nel centro storico. Ma la polemica incalza e Catania Bene Comune si intesta la battaglia. L'amministrazione pugliese ieri mattina ha approvato un'ordinanza che prevede che bivaccare in strada diventa reato. Diventa reato dormire in strada, diventa il reato mettere dei cartoni sui quali dormire, diventa reato persino poter bere un bicchiere di vino o una birra fuori dai locali commerciali che le vendono. Un'ordinanza senza senso, un'ordinanza che prevede come sanzione per chi si trova a dormire in strada multe che vanno dai 50 ai 300 euro. È evidente che non si può affrontare come un problema di ordine pubblico, come un problema di decoro urbano, il disagio sociale e l'emergenza abitativa che riguarda tanti in questa città. Ci sono tante persone che sono molto vulnerabili dal punto di vista economico e a volte anche vulnerabili dal punto di vista psicologico, che sono costrette a dormire in strada e che ovviamente sono nullatenenti. Cosa farà il sindaco pugliese? Cosa farà la polizia quando li fermerà? Farà la multa e se non potranno pagare, come non potranno pagare, cosa farà? Pignorerà le loro case che non hanno? È un'ordinanza che non ha veramente senso. Noi pensiamo che tutto questo vada fermato. Catania Bene Comune chiede la revoca dell'ordinanza e invita tutti i cittadini ad un'assemblea a bivacco lunedì 9 luglio alle 20 in via Cruciferi, angolo Scalinata Alessi. Noi ci saremo alle ore 20 nella Scalinata Alessi e cercheremo di sentire quello che dichiarano ovviamente i cittadini che parteciperanno, quelli che sono favorevoli ovviamente e quelli che sono contrari. La mancata manutenzione dei canali di scolo della zona industriale potrebbe provocare, in caso di piogge, abbondanti straripamenti dei canali con il conseguente rischio allagamenti. La denuncia a ultima è di Fabio Impellizzeri, presidente dell'associazione ZIC Reindustria, che chiede con forza lavori di diserbo nella stagione estiva. Replica la direzione dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, che abbiamo sentito, che dichiarano: abbiamo
già degli interventi in atto, ma per una pulizia generale e a tappeto occorrono molti più fondi di cui l'ente non dispone, da rinviare a progetti di riqualificazione più complessi da mettere in gara anche con fondi europei. Il servizio. Una specie botanica infestante, la Rundodonax, la cosiddetta canna domestica, ha infestato i canali di scolo della zona industriale di Catania, progettati per raccogliere e far confluire le acque bianche verso gli sbocchi. Una mancata manutenzione potrebbe provocare, in caso di piogge abbondanti, lo straripamento dei canali con il conseguente rischio allagamenti. La denuncia è di Fabio Impellizzeri, presidente dell'associazione ZIC Reindustria, che chiede con forza lavori di diservo nella stagione estiva. Questa cresce spontaneamente nei canali che non vengono mai manutenzionati. Il motivo per cui viene fuori questa specie botanica è dovuto al fatto che alla base del canale non c'è più una base in cemento, non c'è più una base dove questa specie botanica non ha possibilità di nascere, di crescere. E questa purtroppo mancata manutenzione ordinaria e straordinaria genera questa vegetazione che diventa ostacolante per l'acqua che deve confluire verso i dovuti sbocchi. Quali sono i rischi? I rischi sono di esondazione del canale, quindi di allagamento delle strade e quindi di sicurezza. È importante, spiega ancora Impellizzeri, che negli ultimi 20 anni non sono stati fatti lavori di manutenzione ordinaria, infatti le sponde di alcuni di questi canali stanno cedendo, ostruendo il passaggio dell'acqua, trasformandosi in piccole dighe che di fatto aumentano il rischio esondazione. La replica dell'IRSAP, a firma del commissario ad acta Giovanni Perino, non si è fatta attendere. Conosciamo bene la situazione di degrado della zona industriale di Catania, scrive, e su cui, nonostante i tagli economici che rendono insufficienti le risorse a nostra disposizione per il 2018, sono stati destinati in questi mesi svariate migliaia di euro dei fondi in bilancio, non ultimo un intervento di 22.000 euro per provvedere alla manutenzione delle condotte idriche di Pantano d'Arci. Inoltre, conclude Perino, è stato chiesto al Dipartimento regionale alle attività produttive l'accreditamento di 54.000 euro dei fondi ex articolo 4, somme che l'ente non ha ancora ricevuto. E c'è un'ultima ora che riguarda il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ha prorogato senza soluzione di continuità sino al 30 settembre i 6 commissari straordinari dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa e Trapani, i 2 che reggono i consigli metropolitani di Palermo, Messina. Il decreto di proroga è intervenuto ai sensi della legge numero 7 del 18 aprile 2018, che aveva prorogato le gestioni commissariali degli enti di area vasta sino al 31 dicembre 2018. E a proposito di regione, il governo nazionale ha previsto 32 milioni per far fronte al caro voli e riconoscere le condizioni finalmente di continuità territoriale alla Sicilia. Il caro voli è una problematica che tocca un po' tutti, colpisce l'economia della nostra isola e coinvolge direttamente anche le tasche di numerosi siciliani pendolari che, periodicamente, si trovano a dover sborsare per un volo aereo da e per la Sicilia fino a 600 euro se prenotato con scarso anticipo. Ed è recente la notizia di agevolazioni da parte del governo italiano che, in tempi celeri, si attiverà stanziando 32 milioni di euro per riconoscere alla Sicilia le condizioni di continuità territoriale. È quanto riferisce il deputato pentastellato Giancarlo Cancelleri, il quale, in Commissione Trasporti all'Arsa, ha affrontato l'argomento insieme al sottosegretario Trasporti Michele Dell'Orco e al presidente della regione Musumeci. Allora, io spero che il ministro faccia presto, ecco, ad impiegarli. Posso essere impiegati per l'aeroporto di Trapani, per l'aeroporto di Comiso, perché gli aeroporti di Catania e di Palermo attualmente sforano quelle che sono le limitazioni che ci impone la Commissione europea in termini di quantità di voli, e quindi non possono rientrare all'interno di un regime di continuità territoriale. Io ho chiesto al ministro però di attivarsi nei confronti della Commissione europea per chiedere anche la possibilità di poter fare rientrare in regime di continuità territoriale altri asset fondamentali, che possono essere gli aeroporti tutti, sicuro quelli di Catania e di Palermo.
Ieri, dopo una riunione congiunta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione convocata dal Rettore Francesco Basile in seduta straordinaria, il Direttore Generale dell'Università di Catania Candeloro Bellantoni ha ritirato le dimissioni e noi lo abbiamo sentito. Direttore, dimissioni rientrate, il Rettore quindi continua a darle fiducia? Assolutamente sì, abbiamo avuto un chiarimento molto franco di cui ringrazio molto il Rettore, al termine del quale ho capito che c'era molta fiducia nei miei confronti, e questo mi ha indotto a riflettere. Poi l'incontro, la riunione avuta ieri con i due organi accademici, il Senato, i massimi organi accademici, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. E la richiesta, ho sentito forte la fiducia nel mio operato e nel mio intendimento, e quindi questo mi ha dato diciamo, sprone, forza e ottimismo per continuare il lavoro difficile che per portare l'amministrazione, la struttura amministrativa dell'Università di Catania al livello di efficienza che io spero di riuscire a portare e verso il quale a un certo punto ho avuto la sensazione di non riuscire a potercela fare. Invece questa iniezione di fiducia e questa stima mi dà molta forza, e quindi per questo tutti riprendiamo a lavorare bene, sperando appunto di ridare a Catania l'università prestigiosa che da un punto di vista accademico ha e dal punto di vista dell'amministrazione avrà a questo punto sicuramente. C'è bisogno di serenità, no? In questa amministrazione, dopo le lunghe vicende anche giudiziarie che hanno investito questo organo, quali sono le difficoltà a cui le va incontro? Le difficoltà sono di mentalità. È il modo di vedere il lavoro, il quotidiano e il fatto che all'interno dell'amministrazione, pezzi dell'amministrazione seguono prassi dove non ci sono, ribadisco, reati, ma prassi sbagliate, prassi distorte, oppure e che quindi non sono pronte o non vogliono o resistono ancora meglio ad abbracciare quelle logiche che il legislatore vuole, che parlano di performance, di obiettivi, di risultati, di meritocrazia. In presidio ormai da settimane davanti a Palazzo d'Orléan, ieri sera gli ex sportellisti hanno organizzato una veglia notturna come nuova forma di protesta per chiedere a gran voce di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Ascoltiamo le interviste. Stasera abbiamo deciso di fare la veglia affinché qualcuno decida veramente di attenzionare tutto quello che è successo nella formazione professionale, perché io come responsabile dell'USB regionale formazione credo e sono sicuro, anzi perché abbiamo le carte in mano, che noi i lavoratori di questo comparto siano stati vittime di un disegno criminale. E quello che non ci spieghiamo è perché ancora la magistratura non metta le mani su tutto quello che è accaduto all'interno di questo comparto, perché dalle carte che si vincono, che abbiamo noi in mano, e vorrei che si inquadrasse, che sono della Guardia di Finanza, un'indagine fatta dalla Guardia di Finanza, noi abbiamo visto che lo stato di crisi non è mai esistito in questo settore. Ora, se non è mai esistito e se i lavoratori sono vittime di un disegno criminale, vogliamo che la magistratura attenzioni tutto quello che sta succedendo. Allora, questa sera abbiamo deciso di organizzare questa veglia che vuole essere simbolica di un messaggio chiaro e forte a chi ha nelle mani la sorte di noi tutti, che siamo anche noi quindi figli di questa terra. Come tutti sanno, la formazione professionale è stata vessata, è da 4 anni che nessuno di noi ha più lavorato e almeno da 2 anni che non percepiamo alcun reddito. E noi abbiamo inteso fare questa veglia notturna proprio per rappresentare il dolore di questa categoria, e chiediamo a voce alta un tavolo di crisi nazionale che possa risolvere finalmente una volta per tutte la situazione di tutto il comparto, e chiediamo anche che venga istituito in base alla legge 24 il fondo di garanzia che possa assicurare a chi eventualmente nella logica dello spacchettamento
possa avere un minimo di reddito per portare un pezzo di pane a casa. All'ospedale Cervello una nuova culla per la vita che accoglie i bambini abbandonati. Una culla per salvare la vita a tutti quei bambini che rischiano di essere abbandonati. Si tratta dell'attivazione del terzo punto accoglienza città di Una culla per la vita, una moderna culla che è direttamente collegata con il pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Cervello. Gli infermieri, una volta che prendono il neonato abbandonato, riattivano il sistema per cui la porta finestra è in grado di riaprirsi. In questo momento succede che una volta aperto chiaramente si riblocca per evitare di riaprire che qualcuno possa intervenire, prendere il bambino e portarlo via. Parte l'allarme che suona dentro nella sala infermieri, l'infermiere interviene e prende il bambino e lo porta dentro al pronto soccorso per chiaramente sottoporlo a visita e controlli clinici. La struttura è già operativa e garantirà il massimo anonimato e riserbo alle famiglie. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo lo sport. In Sicilia, tra i tesori della Val di Noto e il mare più blu, vieni a scoprire il Kiki Village, il primo resort totalmente accessibile dove i divertimenti non finiscono mai. Piscina, campi sportivi, discoteca all'aperto, animazione, mini club, escursioni, una cucina buona e sana con i prodotti coltivati nel nostro orto. Vai sul sito www.kikivillage.net e scopri tutte le offerte disponibili o chiamaci al numero 0932 7636 14. Kiki Village, vacanze per tutti. Scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Veniamo allo sport, il Calcio Catania comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Andrea Sottile, nato a Vanaria Reale il 4 gennaio 1974, nell'annata appena conclusa l'allenatore piemontese ha conquistato la promozione in B alla guida del Livorno. Andrea Sottile ha sottoscritto un contratto di durata triennale, domani alle 12 in sala congressi a Torre del Grifo Village, l'amministratore delegato Pietro Lomonaco presenterà ufficialmente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione dell'intero staff tecnico della prima squadra rossa-azzurra per la stagione 2018-19. Intanto il Calcio Catania ha anche reso noto la risoluzione contrattuale del legame con Cristiano Lucarelli, ringraziando l'intero staff tecnico. Con mister Lucarelli si sono anche congedati dal nostro club anche l'allenatore in seconda Richard Vaniglia, ha detto Lomonaco, e il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio. Ai tre professionisti sinceri auguri delle migliori fortune nel proseguo della carriera, ha concluso appunto Lomonaco. E domani ovviamente noi vi mostreremo la conferenza stampa da Torre del Grifo, e con questa notizia noi chiudiamo anche questo appuntamento con l'informazione. Vi auguro buon pomeriggio.